Lo conoscete il risotto alla milanese? Beh, oggi prendiamo ispirazione e partiamo dal nord fino ad arrivare alla bellissima Puglia. Partiamo con questi bellissimi gamberi viola provenienti da Gallipoli. La loro particolarità è la loro dolcezza e il loro gusto da provare. Come vedete, si distinguono molto bene rispetto agli altri gamberi proprio per il loro colore sia esterno che il loro budello interno, che è proprio viola. Li pulisco e li taglio a pezzetti. In questo caso non utilizzerò le teste perché voglio che i sapori del risotto rimangano molto vicini ai risotto alla milanese. Mi raccomando, non buttatele via perché sono pregiatissime e hanno un'esplosione di sapori. Trasferisco i gamberi in una ciotolina e vado a condire con un po' di sale e un filino d'olio. Poco, perché il sapore deve rimanere delicato. Mi raccomando, i gamberi devono essere stati abbattuti precedentemente e ora possiamo metterli a riposare nel frigo. Facciamo un leggero trito di scalogno. Accendiamo un fuoco medio e aggiungiamo il midollo nella nostra casseruola. È proprio caratteristico del risotto alla milanese. Fatelo sciogliere bene. Adesso vado ad aggiungere lo scalogno. È praticamente come fare un soffritto con l'olio. Solamente sarà molto molto più buono. Mentre va avanti, vi do un consiglio. Mettete lo zafferano in ammollo la sera prima in acqua calda. Così avrà proprio la massima espressione. Procediamo con la tostatura del riso. La temperatura deve essere bassa per un tempo più prolungato e non alta perché rischieremo solamente di bruciarlo. Sfumo con un po' di vino bianco. Fate evaporare la parte alcolica, mi raccomando. Quando si sta per attaccare, bagno con il brodo. Questo è il momento di versare lo zafferano. Mi raccomando, scaldatelo prima, eh. Spengiamo il fuoco e andiamo a mantecare. Burro ben freddo, copritelo e fatelo riposare circa un minuto. Questo servirà per abbassare la temperatura per poi andare a versare il parmigiano. Un goccino d'olio a lucidare e ora mantechiamo. Un cucchiaino di aceto di vino bianco che servirà ad esaltare il gusto, ma soprattutto a dare quel tocco di acidità. Adesso mi dedico a travasare il fondo bruno che ho fatto per voi su giallo zafferano e andiamo a impiattare. Fondo bruno, il nostro gambero viola e andiamo a completare con qualche fogliolina di maggiorana fresca. La maggiorana servirà per dare, oltre a un bel contrasto di colori, anche una bella parte aromatica. Questo non me lo assaggio, me lo porto via. Ciao!